Buongiorno e benvenuti a Focus, spazio dell'approfondimento del mattino che oggi vogliamo dedicare al caso di Roberto Gambina. Era il 20 novembre del 2015, era una mattina come tante altre, poi l'arrivo di una notizia tragica, la morte di un ragazzo a scuola all'istituto Parificato Lanza, per l'appunto, di Vittoria. Si parla di suicidio, ma da lì l'inizio di un giallo, perché la famiglia non ha mai voluto credere a questa ipotesi. Ne parliamo con l'avvocato Patrizia Romano. Buongiorno. Buongiorno, e con la mamma di Roberto, Consuela Bonifazio, buongiorno. Avvocato, comincio da lei perché voglio partire proprio da quelle che sono le ultime notizie relative all'iter giudiziario di questa complessa vicenda. Ulteriori 6 mesi di indagini per capire cosa sia effettivamente accaduto quella mattina a scuola e la nomina di due nuovi consulenti, tra cui la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone e il medico legale Giuseppe Iuvara per approfondire per l'appunto le indagini. Può essere questa la svolta? Cosa vi aspettate? Allora, innanzitutto l'8 febbraio scorso c'è stato l'accoglimento dell'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata il 27 ottobre del 2016 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Le richieste formulate nell'opposizione sono chiaramente le richieste, quindi quello che si aspetta la famiglia, sono degli approfondimenti di indagine relativi a degli aspetti fondamentali che riguardano certamente sia il luogo dove Roberto fu rinvenuto, sia le dichiarazioni contrastanti di alcuni testimoni, sia altri elementi che possono emergere dalla perizia medico-legale, perché chiaramente i quesiti indicati dalla Procura e i medici legali incaricati inizialmente non sono stati trattati ampiamente e quindi devono essere definiti. Non sono soltanto questi gli elementi, perché chiaramente ce ne sono tanti altri. Comprenderà bene che il riserbo determinato dalla fase delle indagini non consente di indicare altri elementi, però certamente sono degli approfondimenti meritevoli che appunto sono necessari. Ma avvocato, cos'è che non ha funzionato nelle indagini fin qui condotte? Ci sono tante cose che non quadrano. Allora, innanzitutto non c'è una effettiva ricostruzione di quello che successe a Roberto Gambina quella mattina, perché vedete, Roberto Gambina, subito dopo l'incidente di cui tante volte si è parlato e a seguito del quale per fortuna né Roberto Gambina né gli altri ragazzi riportarono delle lesioni, Roberto Gambina entrò a scuola tra le 9 e le 9:05 del mattino. Chiese immediatamente al professore che c'era appunto, che teneva lezione in quel momento, di poter uscire. Da lì non si sa più niente di quello che è successo a Roberto, cioè che cosa abbia fatto. Poi successivamente Roberto venne trovato riverso sul cortile della scuola in un lago di sangue, in una pozza di sangue. Quindi c'è un lasso temporale pari a circa 40 minuti nel quale comunque la ricostruzione operata sino a questo momento nel corso delle indagini non ha favorito degli elementi, quindi non ci ha consentito di comprendere cosa sia effettivamente successo al ragazzo. Sì, ci sono degli elementi sui quali voi chiedete chiarezza, proprio perché inizialmente, e si sa che le prime ore sono veramente fondamentali per Certo. ricostruire un caso come questo, secondo voi invece non è stato fatto nulla di quello che andava fatto, non sono Allora. stati sequestrati i luoghi, non sono stati controllati i telefoni. Esatto. Allora, l'attività dell'investigativa è stata fatta, però non è stata fatta completamente, nel senso che non essendo stato disposto il sequestro nell'immediato dei luoghi dove è stato rinvenuto il ragazzo in quella condizione, il fatto che poi si siano comunque presentati tutti gli studenti, chiaramente è comprensibile, i ragazzi magari sono andati a guardare, a vedere il posto, il fatto che siano andati parecchi ragazzi ha inquinato il luogo dove è stato trovato Roberto. Quindi nel momento in cui quell'area non è stata sequestrata e quindi non è stato impedito l'accesso a chiunque,
non fosse autorizzato, questo ha comportato chiaramente dei problemi inerenti proprio alle tracce, possibili tracce, elementi che a livello investigativo servono per comprendere. Perché vedete, è troppo semplice dire che il ragazzo si sia buttato, lanciato dalla scala quando la posizione del corpo è completamente diversa rispetto a quella della scala. Ora, siccome sino a questo momento le indagini... È da tutt'altra parte, sì, mi sì, pare. Sì. Allora, il ragazzo viene trovato con i piedi rivolti verso la palestra. Quindi verso la porta di accesso alla palestra. La palestra è da tutt'altro lato rispetto alla scala, quindi dal lato opposto. Chiaramente un lancio da circa 9 metri comporta poi tutta una serie di lesioni, tra le quali chiaramente quelle agli arti. Lesioni che noi non abbiamo contezza se ci siano o meno sul corpo del ragazzo. Quindi ci sono degli approfondimenti che non sono stati fatti e che devono necessariamente essere fatti affinché si possa comprendere. Perché come dicevo poco fa, è molto semplice dire che il ragazzo si sia suicidato. Per poter dire questo occorre che ci siano degli elementi e questi elementi sino a questo momento non sono stati forniti. Quindi noi, chiaramente la famiglia del ragazzo, ritiene che ci sia stato qualcos'altro, ovvero sia che ci possa essere stata una colluttazione, qualche cosa, e che quindi poi il ragazzo insomma sia stato trovato in quelle condizioni. Però parliamo di ipotesi, perché fino a quando questo tipo di accertamenti in maniera dettagliata non viene fatto, noi non possiamo dire niente. E credo che la morte di un ragazzo, a prescindere se si tratti di un suicidio oppure di un omicidio, chiaramente merita di essere approfondita. Assolutamente sì. Queste le ragioni tecniche per le quali non si crede all'ipotesi suicidio. Però, signora Bonifazio, ovviamente lei conosceva suo figlio e lei ha sempre detto Roberto non si sarebbe mai suicidato. Che ragazzo era Roberto? Roberto era un ragazzo tranquillo, aveva molti valori, era sì calmo, possibilmente non ne andavano molte cose che facevano i suoi compagni, allora... Se qualcuno dice che ogni tanto lo vedeva in disparte, era solamente perché non, nel suo comportamento non andava d'accordo con alcuni ragazzi. Perciò il fatto del suicidio non ha alcun senso. Beh, può capitare che un adolescente magari si metta un attimino in disparte. Esatto, però era un ragazzo che frequentava altre persone, i compagni stessi. Loro stessi dicono la sera prima siamo stati fuori, non capisco perché dall'oggi al domani si è suicidato, era triste, era un ragazzo triste. Non è vero, non era triste, assolutamente no, anzi. Non aveva mai dato segnali di malessere, no. Coltivava qualche hobby, no. Qualche passione? No. Sì, le sue passioni erano la palestra, teneva tantissimo al suo corpo, aveva una dieta sua, doveva entrare all'Accademia Militare, non aveva alcun progetti. Motivo, esatto, sì, molti progetti e non si può parlare di un suicidio. Il suicidio, hanno detto un suicidio perché non vogliono ammettere che hanno sbagliato sin dall'inizio, perché non hanno fatto tutto quello che avrebbero dovuto fare. E allora, per far prima, il ragazzo si è suicidato, basta, chiudiamo, non facciamo più niente. Questo non va bene. Le indagini quindi sono state condotte male sin dall'inizio? Non sono stati fatti gli accertamenti, secondo voi, che andavano fatti? No, non sono state fatte male, non sono state fatte affatto. Assolutamente, non hanno fatto niente. Di tutto quello che andava fatto non hanno fatto assolutamente niente. Mm-hmm. Hanno chiuso con suicidio e basta. Questo non va bene. Quella mattina che cosa è successo prima che Roberto uscisse di casa e andasse a scuola? Quello che succedeva tutte le altre mattine. Roberto faceva la doccia, la colazione, si preparava le sue cose, mi diceva cosa avrebbe dovuto mangiare poi in mezzogiorno, perché lui seguiva una dieta. È uscito come tutte le altre mattine. Ciao mamma, un bacio ed è andato via. Niente di anomalo? No, l'unica cosa anomala è che non è più tornato. Assolutamente sì. L'iter giudiziario, avvocato, dagli inizi ad oggi, sì. Le fasi salienti, quali sono state? Allora, partiamo intanto il 20 novembre del 2015, la data d'inizio.
Chiaramente il ragazzo poi viene portato all'ospedale con il 118, dopodiché i familiari lo hanno a casa già nel pomeriggio e quindi iniziano a notare tutta una serie di lesioni che non coincidono con la tesi del suicidio che viene subito fatta circolare. Allora poi chiaramente ritengono doveroso e opportuno procedere ad un'autopsia. L'autopsia deve essere disposta dall'autorità giudiziaria e quindi in questo modo per poter fare questo è necessario sporgere una denuncia. Quindi viene sporta la denuncia qualche giorno dopo. Nell'immediato il pubblico ministero titolare del fascicolo dispone il conferimento dell'incarico ai CTU, il professor Orazio Cascio e il professore Romano, i quali appunto iniziano le operazioni peritali già dal 25 novembre, quindi sono decorsi 5 giorni da quando è avvenuto l'evento tragico. Viene effettuata appunto la perizia e poi successivamente si devono aspettare gli esiti degli esami che arriveranno soltanto verso il luglio del 2016 e dagli esiti degli esami risulta chiaramente che intanto dall'esame tossicologico risulta che il ragazzo è completamente pulito, quindi ha un esito negativo, qualsiasi tipo di accertamento fatto su qualsiasi tipo di sostanza dà esito negativo. Questo conferma quanto già sostenuto dai familiari sin dalle prime ore, perché qualcuno forse aveva avanzato anche questo tipo di voce. È chiaro che è un accertamento d'obbligo che deve essere fatto perché le indagini devono essere fatte a 360 gradi. Quindi l'esito, questo primo esito è un esito negativo e dall'esito invece dell'esame autoptico risulta una lesione alla regione temporale destra che è a forma di otto coricato. Sono praticamente due piccoli cerchietti, esternamente si vedono degli ematomi ma internamente c'è un'emorragia e la rottura della teca cranica con le conseguenti lesioni. Tra l'altro vengono rinvenute altri tipi di lesioni, però sostanzialmente nell'esame che viene fatto appunto dai tecnici non vengono rinvenute delle lesioni che sarebbero compatibili, queste poi sono delle osservazioni che sono state fatte dal nostro tecnico, il medico legale dottore Giancarlo Guerrera, che non sono compatibili con l'ipotesi del suicidio. Questo già fa da ulteriore supporto alla tesi sostenuta dai familiari, che chiaramente conoscono meglio di tutti il loro congiunto. Chiaro. Quindi questa attività viene svolta, poi successivamente viene su richiesta della famiglia, vengono acquisiti insomma, gli effetti personali del ragazzo, il telefono e quant'altro possa essere utile per 77 giorni dopo l'evento mortale, l'evento tragico, cioè l'intervento dei RIS. Da premettere, l'intervento dei RIS viene richiesto sin da subito nella denuncia da parte sia dei genitori che da parte del nonno e degli altri zii che le presentano. E purtroppo, come dicevo, l'intervento avviene 77 giorni, un accertamento tecnico irripetibile, cioè non può essere fatto in un altro momento, perché è un momento particolare nel quale si acquisiscono degli elementi di prova. Sì, ma viene fatto dopo 2 mesi. Però viene fatto, come giustamente osserva lei, dopo 2 mesi, in un ambiente che è l'ambiente esterno, nel quale gli agenti atmosferici fanno la loro parte. Quindi vengono fatti gli accertamenti sul vano scala, su espressa richiesta da parte della famiglia, sul cortile all'interno della palestra dell'istituto, perché là appunto la palestra comunque è nella disponibilità degli istituti, perché dobbiamo ricordare che in quello stesso edificio non abbiamo solo un istituto, qual è l'istituto Lanza frequentato da Roberto al piano terra, ma ce ne sono altri due, quindi ci sono chiaramente altri studenti che frequentano la palestra durante l'ora appunto di educazione fisica. L'accertamento effettuato 77 giorni dopo è un accertamento che non consente purtroppo il RIS di ricostruire la dinamica e questo, lei comprende bene, è una gravissima lacuna nelle indagini. Certo. Perché ritorno a dire, non si può accettare la morte di un ragazzo così senza fare degli accertamenti. Come a mio giudizio, dal punto di vista morale, non è giusto infangare la memoria di un ragazzo che non si può difendere, perché ormai non può più difendersi, parlando di suicidio. Per parlare di suicidio o parlare di omicidio, perché noi riteniamo che si tratti di un omicidio preterintenzionale, ovvero sia che non c'era la volontà di uccidere ma che purtroppo l'evento tragico è successo, chiaramente non si può dire a cuor leggero, è necessario fare degli accertamenti approfonditi in modo tale da escludere, perché in tanti altri casi anche la procura di Ragusa, quando è stato poi acclarato e verificato che si trattasse di suicidio, ha fatto tutti gli accertamenti necessari nell'immediato. E l'intervento dei RIS è certamente un accertamento da fare nell'immediato. Quindi nell'immediato si doveva sequestrare
i luoghi, si dovevano sequestrare i luoghi, chiamare il RIS, fare l'accertamento con il RIS, disporre la perizia e quindi l'esame autoptico, l'autopsia, fare l'accertamento come esame tossicologico. Una volta raccolti tutti questi elementi, chiaramente puoi iniziare a fare una ricostruzione, perché non sapere che cosa accade ad un ragazzo per 40 minuti è molto grave all'interno di una scuola, perché noi non stiamo parlando in strada che può succedere la qualsiasi cosa, stiamo parlando all'interno di un istituto scolastico. E che sia chiaro, la famiglia Gambina non ha qualcosa in particolare con la scuola, però chiaramente l'evento è successo a scuola e quindi le spiegazioni devono essere fornite. Non si può accettare così, ma è successo, si è suicidato, sol perché è stato detto anche questo, sol perché c'è stato un precedente in famiglia. Questo non è sufficiente per fare dei collegamenti, è molto grave. Per dire questo è necessario favorire degli elementi di prova che sono fondamentali. Ora noi ci auguriamo che l'intervento dei tecnici nominati dalla procura, chiaramente tecnici la dottoressa Bruzzone e il dottore Iuvara, della cui competenza e professionalità noi non abbiamo nessun dubbio, devono essere questi interventi, appunto questa attività tecnica deve essere di aiuto per comprendere la situazione, perché già i tecnici sono stati incaricati, hanno fatto una prima visione dei luoghi e chiaramente hanno voluto vedere anche gli effetti personali del ragazzo, ma è l'attività giustamente necessaria da poter fare, da dover fare. Però ci auguriamo che il circo mediatico che circonda tanti altri eventi, che purtroppo un nome importante qual è quello dell'Abruzzone, è ovvio, comporta, non vada ad inquinare questo caso, perché questo caso ha bisogno di tutto tranne che del circo mediatico. Omicidio preterintenzionale, sì, è la vostra ipotesi. Sì. Signora Bonifazio, lei crede che le cose siano andate così, magari una lite, magari una discussione che poi è degenerata? Sì. È proprio, per me è proprio andata così. E qualcuno può poi avere colpito o avere spinto suo figlio? Certo, e poi hanno simulato questo suicidio. Per una simulazione, quindi c'è anche qualcuno che eventualmente copre? Certo, copre, e perché non dirlo nuovamente, perché l'ho sempre detto, qualcuno è riuscito a fermare pure le forze dell'ordine. Perché a me in ospedale hanno detto: signora, se tutto va bene, lei riuscirà a vedere suo figlio fra 5 o 6 giorni, perché non potevo neanche entrare a vederlo. Mi hanno detto: se tutto va bene passeranno 5 o 6 giorni. Il pomeriggio c'era Roberto a casa, si sono fermate le indagini, fermato tutto, ma io alle 3:30 ancora dovevo vedere Roberto, alle 2 a scuola c'erano quelli che stavano pulendo. Cosa vuol dire tutto questo? Cosa vuol dire tutto questo? Non è solo una mamma che riesce a capire, non vogliamo che venga fuori quello che è successo. Lo può pensare chiunque. Se raccontiamo queste cose a un bambino di 5 o 6 anni, riesce a capire che stanno nascondendo qualcosa. Ma perché nascondere qualcosa sulla morte di un ragazzo che era a scuola? Perché evidentemente c'è da non sapere chi ha ucciso Roberto. Solo questo. Il motivo può essere solo questo. Stanno coprendo chi ha fatto del male a Roberto. Ma suo figlio negli ultimi giorni aveva avuto delle discussioni con qualcuno? Le aveva riferito magari di qualche lite, di qualche tensione con qualcuno? No, no. Che io sappia, no. Non mi ha detto niente. Altrimenti avrei chiesto un po' di più, sarei riuscita a capire se lui avesse avuto qualche problema, l'avrei capito, ma non ha detto niente. Evidentemente questa cosa era un po' più grande. Suo figlio parlava con lei, si apriva con lei? Sì, sì, raccontava le cose banali, figuriamoci se non doveva raccontare una cosa così grande. Si era parlato anche di un incidente con il motorino avvenuto quella mattina? No, con la macchina. Con la macchina, con la macchina, sì. Avvenuto quella mattina prima di andare a scuola. Che valore può avere un elemento del genere? Nessuno. All'interno di questo quadro? Nessuno, nessuno. Hanno pensato pure che il padre si fosse arrabbiato per una macchina sbandata, non si è fatta niente. Poi era una macchina che era stata 4 anni ferma nella strada, non aveva tutto questo valore questa macchina.
Il padre non si sarebbe arrabbiato neanche se la macchina avesse avuto un valore più di quello che era. Perciò non è vero assolutamente. Quindi anche questo sarebbe stato un elemento introdotto per sviare certo, le indagini? Certo. Per dare un motivo, diciamo, per motivare, ecco, questo suicidio. Sì. Avvocato, questa proroga di sì. 6 mesi potrebbe in teoria essere l'ultima, ma potrebbe anche non esserlo. Il vostro augurio qual è? Che sia l'ultima proroga perché si arriverà a qualcosa di concreto e di diverso rispetto al passato? Allora, il nostro augurio chiaramente è dell'augurio che faccio ai familiari, perché noi li rappresentiamo, quindi dal punto di vista tecnico noi svolgiamo il nostro lavoro, quindi chiaramente è un'attività che deve fare la procura, i tempi un po' li detta la procura, anche se entro i 6 mesi che sono stati che sono previsti per legge ed imposti chiaramente dal GIP. L'augurio è che si colmino quelle lacune di cui parlavamo. L'augurio è che si riesca a ricostruire cosa è successo quella mattina dopo l'ingresso di Roberto all'interno dell'istituto. L'augurio è che si comprenda quali tipi di lesioni ha riportato il ragazzo effettivamente, se quelle lesioni siano state determinate dalla condotta di terzi. Perché veda, nella richiesta di archiviazione non è esclusa da parte della procura la condotta dei terzi, infatti il fascicolo è aperto come istigazione al suicidio. Perché il suicidio in sé non è un reato, ma l'istigazione al suicidio è un reato. Certo. Quindi la procura non esclude la condotta dei terzi. Secondo le nostre, diciamo, risultanze, chiaramente non è un'ipotesi suicidiaria, ma è un'ipotesi omicidiaria, quindi completamente diversa. Ci auguriamo che chiaramente l'intervento di tecnici competenti consenta di ricostruire quello che è successo quella mattina, di colmare questi vuoti, di dare delle risposte a questa famiglia. Perché ha bisogno di risposte. Siamo adesso nel 2017, arriveremo, siamo sotto Pasqua. L'evento è del 20 novembre 2015, ancora non sappiamo cosa è successo a Roberto Gambina quella mattina dopo le 9:05. Questa è la cosa grave. Noi lo dobbiamo sapere, perché è giusto che si sappia quello che è successo, perché vedete, la famiglia non è che ha bisogno di consolazioni o altro, perché Roberto non potrà più tornare indietro. Ha bisogno di verità. Le verità sono sacrosante, devono essere date. Ecco perché la famiglia chiede verità e giustizia. È stata fatta una pagina Facebook dalla famiglia, proprio per questo. Se c'è qualcuno che sa qualcosa, faccia sapere, anche la minima cosa. Perché la cosa anche più stupida può essere di aiuto. Però stare così e rincorrere delle voci che sono prive di fondamento, che non hanno nessun supporto, è una cosa, insomma, che non può andare avanti. Quindi ci auguriamo, ci aspettiamo che il lavoro che svolgeranno i tecnici, che svolgerà la procura, sulla base delle indicazioni date dal GIP, in accoglimento dell'opposizione formulata appunto dalla famiglia tramite legali, sia di chiarimento a tutta la vicenda, perché comunque questo ragazzo una risposta su quello che è successo la dovrà avere. La sua memoria dovrà essere comunque in qualche modo onorata, perché è giusto che sia così. È una questione di giustizia, è una questione morale. Non possiamo far finta di niente, perché è troppo semplice. Perché quando parliamo di suicidio parliamo dietro di disagio, e questo in Roberto non c'era, perché nelle chat, in tutto quello che dal punto di vista dei social è emerso, non c'è nulla di tutto questo. Quindi è troppo semplice dare delle conclusioni affrettate. Soltanto dal punto di vista tecnico, l'ausilio dei tecnici incaricati dalla procura, dei nostri tecnici incaricati appunto dalla famiglia, può consentire di arrivare alla verità, perché importanti sono anche i cellulari, il traffico telefonico, tutta una serie di cose. Cioè dei controlli che chiaramente non sono stati fatti e che debbono necessariamente essere fatti. Se verrà fatto tutto quello che è necessario, arriveremo alla parola fine, nel senso di dire è successo questo quella mattina. Allora soltanto in quel momento la famiglia Gambina dirà ok, ho capito quello che è successo a mio figlio. Ma fino a quando ci saranno dei dubbi, ci saranno delle zone d'ombra, nessuno potrà dire che il caso è chiuso. Perché veda, quando si parla di omicidio comunque è un reato che non si prescrive mai, i casi possono essere sempre riaperti. Riaperti, certo.
Signora Bonifazio, in chiusura, c'è qualcosa che si sente di dire a chi ci sta seguendo in questo momento da casa e che magari fino a questo momento ha taciuto e magari può avere visto o sentito qualcosa? Quelli che hanno visto e sentito qualcosa sono molti. Sono convinta che tutta la scuola conosce cosa sa veramente che cosa è successo quella mattina a scuola. Se vorrebbero andare a parlare con qualcuno, con gli avvocati stessi, che lo facessero e basta. Anche in forma anonima. Anche in forma anonima, certo. Così chi di dovere, o le forze dell'ordine, o qualcun altro, riesce a mettere i tasselli a posto e vedere chi è stato. Perché, ripeto, sono convinta che qualcuno abbia fatto male a Roberto. Roberto non si è fatto male da solo, non poteva. E magari finora non ha parlato per paura, per timore? Eh sì, perché se sono riusciti a fermare le forze dell'ordine, figuriamoci se non potevano fermare i compagni. Con l'arrivo di questi due nuovi consulenti, la dottoressa Abruzzone e il dottor Iuvara, qual è il vostro augurio? Spero che almeno loro riescano a tirar fuori quello che molti nascondono. Loro dovrebbero avere le competenze e le capacità per farlo. Speriamo che sia così. Dal vostro caso si è occupato anche chi l'ha visto? Sì. Quindi è stato veramente mosso il mondo mediatico, ma solo silenzio come risposta. Solo silenzio come risposta, e tutto questo silenzio fa capire ancora di più, conferma la mia ipotesi, che qualcuno vuole fermare, qualcuno non vuole che io sappia chi abbia fatto del male a Roberto. E io riuscirò a capire cosa è successo, certo, sì, certo. Ne ha fatto quasi una missione di vita oramai, giustamente, sì, la sì, madre. Certo. È così. Siamo in chiusura, non è mai facile raccontare casi come quelli di Roberto Gambina, perché quando una giovane vita si spezza, e soprattutto si spezza in circostanze totalmente poco chiare, è veramente difficile poi raccontare tutto. Spero chiaramente di averlo fatto nella maniera migliore, per questo ringrazio le mie ospiti, l'avvocato Patrizia Romano. Grazie a voi. E la signora Consuelo Bonifazio. Grazie, grazie a voi. Mamma di Roberto Gambina, speriamo naturalmente che la verità possa emergere quanto prima. Grazie, grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento a domani mattina con Eventi Quotidiani e Focus. Buona giornata.